La situazione è abbastanza sotto controllo, anche se in queste ultime settimane ci siamo preoccupati perché i casi di Covid sono aumentati e i nostri volontari hanno riniziato tutta una serie di attività, tra cui la consegna di beni di prima necessità, farmaci a domicilio, e in più sono aumentati i trasferimenti tra ospedali, case di cure verso altre strutture sanitarie protette. Insomma, è una situazione sotto controllo, ma che continua a farci soffrire rispetto ai tanti servizi che svolgiamo in tutte le province della regione Campania. Dal punto di vista delle vaccinazioni, i volontari ANPAS sono stati inseriti in elenco? Allora, i volontari che fanno attività di emergenza-urgenza sono stati inseriti in elenco e sono stati anche vaccinati. Il problema è che si sono dimenticati tutti gli altri volontari che svolgono attività quotidiana all'interno delle nostre pubbliche assistenze nei singoli territori. Il volontario che fa il trasporto del paziente Covid è un volontario esposto, il volontario di protezione civile che fa la consegna dei beni di prima necessità e dei farmaci è un volontario esposto al problema coronavirus e purtroppo in questa fase non sono stati considerati. Speriamo che nell'imminente futuro, nel subito dopo, si possa inserire questi volontari in una lista per poterli sottoporre poi a vaccino, altrimenti rischiamo che i nostri volontari si ritrovano a non poter operare con la giusta sicurezza. Immaginate se si ferma questa macchina di consegna beni di prima necessità, farmaci, del trasferimento con ambulanze automediche, anche dei dializzati o dei disabili. Che cosa può succedere nella regione Campania? Qual è il saluto e il messaggio per il presidente Pregliasco? A Fabrizio, che oltre ad essere il nostro presidente nazionale, è un professionista sul tema del coronavirus, va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto sino ad oggi e speriamo che possa essere sempre più presente e più convincente anche con le istituzioni rispetto al problema coronavirus. Un abbraccio e un saluto affettuoso a Fabrizio.